Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi avremo una edizione specialissima del TG Tech di Progesi Tech Calabria Gaming per annunciarvi attraverso un misterioso tweet di stanotte a Luna da parte di 3DFX, che ovviamente è stata acquisita tanti anni fa da Nvidia, di un nuovo annuncio, quindi una bomba che esce dopo 20 anni di assenza. E da parte di 3DFX. Cos'è 3DFX per chi non lo sapesse? 3DFX è un'azienda ovviamente assorbita negli anni 2000, quindi nell'anno 2000 essere precisi, da parte di Nvidia, che era uno dei maggiori produttori di schede video degli anni 90. Anni 90 che durante la lotta tra AMD e Nvidia uscì fuori questa azienda 3DFX Interactive che iniziò a produrre queste schede con un processo produttivo completamente diverso e che dava delle librerie, quindi che non erano DirectX, ma in realtà agivano su un'altra libreria che era chiamata Glide. E i giochi, ovviamente, i giochi tridimensionali avevano il doppio supporto, quindi Direct3D e Glide, e davano con questo Glide, quindi con le schede video 3DFX, una qualità maggiore delle immagini e FPS superiori. E parliamo dei primi giochi, quindi i primi giochi tridimensionali, quali per esempio Doom, parliamo del primo Tomb Raider, Need for Speed, il 3, se non sbaglio, giochi che attraverso queste librerie, con queste determinate schede video, determinate anche acceleratrici, quindi addirittura ve lo spiego in maniera molto molto meccanica. Delle schede video acceleratrici erano delle schede che andavano ad aiutare la scheda video principale, collegate in parallelo, quindi erano delle schede video che agganciate a una scheda video già esistente con i primi slot AGP, quindi non erano nemmeno PCI, andavano a dare una potenza superiore e riuscivano a rendere quel gioco compatibile con queste librerie Glide. Negli anni 2000 Nvidia decide di assorbire l'azienda 3DFX. Però poi non si è più saputo nulla se il brand avesse comunque avuto novità o prendeva. In realtà, stanotte a Luna, con un tweet su Twitter, quindi su 3DFX Interactive, di un annuncio con un'immagine che potete vedere qui, che è un tweet relativo a una faccia voodoo e un annuncio per quanto riguarda agosto. Quindi ad agosto avremo questa news. Non sappiamo adesso che cosa sarà, se saranno delle nuove schede video, visto lo shortage che c'è dei nostri tempi e l'aumento. Bisognerà capire come Nvidia presenterà questo nuovo prodotto, se sarà un accessorio, se sarà una scheda video acceleratrice, non lo sapremo. Quello che sappiamo è che la storia di 3DFX ha determinato un po' l'andamento tra gli anni 90 e gli anni 2000 di quello che era il primo mercato gaming per quanto riguarda i PC. E considerando anche che ad oggi si può capire tutto questo, se volete comunque scrivetemi nei commenti, iscrivetevi al canale, se volete che porti questi contenuti sul canale chiedetemelo, perché attualmente si può ancora giocare con queste librerie attraverso un pacchetto compatibilità che funziona anche su Windows 10. E ovviamente porta delle migliorie, quando voi considerate un primo effetto, che ne so, un effetto metallico, quindi del bump mapping, effetto di una profondità delle ombre, delle texture, è stato portato da loro, da 3DFX. Poi ovviamente è stato reeditato da Nvidia, quindi in realtà abbiamo capito che in questi 20 anni l'azienda non si è mai fermata, quindi non è stata mai accantonata, perché se esce un tweet oggi, che siamo praticamente il 31 luglio 2021, quindi praticamente 20 anni dopo, significa che l'azienda è ancora viva e vegeta. Quindi no, non, ovviamente adesso l'hype alle stelle, quindi cercheremo di capire, e poi quando uscirà questo grande annuncio da parte di Nvidia barra 3DFX Interactive, per capire cosa porteranno ai giorni nostri. E ovviamente prendendo un po' di pizzico, quindi dando un pizzico a noi nostalgici degli anni 90, che abbiamo iniziato il gaming proprio con queste schede video. Voi considerate che, vi faccio un esempio, una scheda video del genere, quindi una VD 3 2000, VD 3 3000, costavano in lire tantissimi soldi, costavano praticamente più della metà di un PC. Allora, considerate che nel 98-99 una scheda video, e poi uscirono le ultime tre schede video della la fascia, la VD 4 4005, quindi le quando l'azienda era ormai a fine termine, quindi a fine supporto, perché poi il DirectX è continuato soppiantando proprio il Glide, vista pure questa acquisizione. Considerate che costavano 700, 800, 900 mila lire
Ovviamente il valore adesso in euro potrebbe essere quasi intorno alle 1000 euro, equivalenti a una 3070 dei giorni nostri. Considerate che erano delle schede incredibili, ve lo dico personalmente perché le ho provate e ne ho montate tante, quindi posso garantire che non avevano delle prestazioni rispetto alla concorrenza, quindi AMD che all'epoca aveva le ATI Radeon 9008 Pro. Nvidia aveva le GeForce 2 MX e push la GeForce 3, e considerate che erano inarrivabili le 3DFX. Quindi io spero che Nvidia sappia gestire bene questo annuncio, e così speriamo, vediamo con questo hype che cosa verrà fuori ai primi di agosto. Quindi a breve avremo delle news. Non dimenticate di iscrivervi al canale, mettete mi piace e commentate sotto se volete dei contenuti anche sul nostro canale Viola Calabria Gaming, se volete dei contenuti riguardo questa tipologia di libreria, questi giochi che erano supportati e ancora ad oggi si possono ovviamente guardare, osservare e giocare con il Glide. Ok, ragazzi, ciao!